Buongiorno a tutte e a tutti, buon inizio di settimana, buon lunedì 6 maggio, ci siamo proprio inoltrati nella pienezza della primavera. Tempo un po' oscillante, ma ci sta. E dovremmo comunque fare sempre molta attenzione alla questione del clima, che è il rispetto dovuto di noi nei confronti di nostra madre terra. Ma ciao Giovanni. Buongiorno a tutti. E torniamo alla Laudato Si. Qual è il titolo del capitolo che iniziamo a leggere e ad approfondire? Crisi e conseguenze dell'antropocentrismo moderno. Questo ci sta pienamente con questa premessa climatologica. Crisi e conseguenze dell'antropocentrismo moderno, fatto di tecnoscienza e di desiderio non proprio benevolo di arricchirsi sfruttando il lavoro dell'uomo sull'uomo e ovviamente sfruttando anche nostra madre terra per far emergere e soddisfare i nostri desideri egocentrici. Ma proviamo a leggere. L'antropocentrismo moderno, paradossalmente, ha finito per collocare la ragione tecnica al di sopra della realtà, perché questo essere umano non sente più la natura né come norma valida né come vi vivente rifugio. La vede senza ipotesi. Non sente la natura come normativa, cioè regolante le proprie esistenze, e non la sente neppure come opportunità di trovare dimora nella natura. La vede senza ipotesi, obiettivamente, come spazio e materia in cui realizzare un'opera nella quale gettarsi tutto, e non importa cosa ne risulterà. Sì, vai, vai. In tal modo si sminuisce il valore intrinseco del mondo. Ma se l'essere umano non riscopre il suo vero posto, non comprende in maniera adeguata se stesso e finisce per contraddire la propria realtà, non solo la terra è la propria realtà. Non solo la terra è stata data da Dio all'uomo, che deve usarla rispettando l'intenzione originaria di bene, secondo la quale gli è stata donata, ma l'uomo è donato a se stesso da Dio e deve, perciò, rispettare la struttura naturale e morale di cui è stato dotato. Passaggi molto difficili questi, non trovi, Giovanni? Molto, sì. Ma e tu, giovane generazione, appartenente alla giovane generazione, come vedi il mondo degli adulti relativamente a questi temi fondamentali che richiamano al superamento dell'antropocentrismo, anche dell'autoreferenzialità? Come dire, molto spesso sembra che siamo a un punto in cui se una persona non si comporta esattamente come fai tu, per molti adulti almeno, non è solo Cioè, dice il che un adulto quasi impone un modo di porsi a propria immagine e somiglianza, insomma. Sì, cercando di creare, finendo per crearne i suoi figli, se ne ha. Sì, beh, anche se non li ha biologicamente, comunque ha una responsabilità nei confronti delle generazioni. In cui sta a contatto, e praticamente vengono su come i genitori, cioè vengono su uguali ai genitori, se non per molti aspetti peggio, che sono cose che magari hanno coltivato, cioè, hanno subito molte più pressioni, secondo me, questi bambini, che crescendo si sono trasformate in persone che, come dire,
molto attaccate a tradizioni e a idee del passato che si vorrebbe che fossero superate, ma in realtà a causa delle aspettative altrui non lo sono. Cioè, mi sono espresso molto male, chiedo No, no, scusa. ma guarda, tu hai colto molto bene un aspetto fondamentale. Penso a quelle forme espressive anche del mondo giovanile, che è nostalgico, questo mondo giovanile, di un tempo che non ha mai vissuto e che ha sentito raccontare dei propri genitori. Sentito raccontare dai propri genitori che a loro volta in realtà non hanno vissuto così bene, cioè magari loro hanno vissuto bene, ma non era un tempo così tutto rose e fiori come si vorrebbe far credere in realtà. Solo perché non c'era la crisi economica non vuol dire che andasse tutto bene, anzi, però. Diciamo che la crisi economica di oggi è il risultato di quel boom economico che ha caratterizzato un'epoca storica nella quale di fatto si è realizzato un modo nuovo, diverso, ma fondo è sempre lo stesso, di colonizzazione del pianeta, cioè di appropriazione delle risorse per i vantaggi della parte del pianeta che si sente ingiustamente superiore agli altri. E questo poi si traduce anche nelle modalità attraverso le quali il mondo degli adulti vive la propria esistenza, costringendo le persone giovani a sentirsi in colpa se osano pensare che in fondo quel modello di sviluppo va superato. E allora diventano dei trasgressivi inascoltati, i giovani. Perché, vabbè, come tutti i trasgressivi sono etichettati come persone che stanno in errore, però Però che vanno ascoltati andrebbero ascoltati. anche nelle condizioni di cura e chi si predispone a esercitare con competenza professionale una funzione di cura dovrebbe essere capace di ascoltare e farsi trasformare da quell'ascolto ponendo una testimonianza nella cura. Che prima di tutto dobbiamo metterci in discussione e che il compito della cura non è quello del conformismo alla cultura dominante, ma dell'accoglienza della forma trasformativa della cultura che appartiene al divenire delle generazioni. È un passaggio molto difficile questo che ci riporta anche alla necessità che magari l'ansia e l'angoscia vissuta dalle giovani generazioni, che sembra serpeggiare sempre di più, sia accolta come voce che parla dalla profondità dell'esistenza e che ci invita a riprendere un cammino nell'epoca della stagnazione che non riesce a cogliere la luce che penetra attraverso le fenditure della crisi. E quindi sul punto dell'egocentrismo, punto dell'antropocentrismo. Nella modernità si è verificato un notevole eccesso antropocentrico che, sotto altra veste, oggi continua a minare ogni riferimento a qualcosa di comune e ogni tentativo di rafforzare i legami sociali. Per questo è giunto il momento di prestare nuovamente attenzione alla realtà con i limiti che essa impone, i quali a loro volta costituiscono la possibilità di uno sviluppo umano e sociale più sano e fecondo. Una presentazione inadeguata dell'antropocentrismo cristiana ha finito per promuovere una concezione errata della relazione dell'essere umano con il mondo. Molte volte è stato trasmesso un sogno prometeico di dominio sul mondo, che ha provocato l'impressione che la cura della natura sia una cosa da deboli. Invece, l'interpretazione corretta del concetto dell'essere umano come signore dell'universo è quella di intenderlo come amministratore responsabile. Non padrone, ma amministratore, servitore e non despota dell'universo. Passaggio difficilissimo questo per la nostra cultura.
quasi impossibile, visto che ne abbiamo parlato un po' anche l'altra volta, paradossalmente, servire qualcosa a qualcuno è impensabile, come, cioè, no, è una cosa da poco. Gli ultimi servono, i più deboli servono, si pensa al giorno Ah, d'oggi. questo è il pensiero dominante, insomma. Non dico che sia veramente così, anzi dovrebbe essere il contrario. Chi ha la forza, chi ha le possibilità, dovrebbe essere al servizio di chi ne ha meno, perché possono dargliele. E invece non è così, non siamo cresciuti come umanità, non dico la nostra generazione, proprio l'umanità è cresciuta pensando in maniera molto diversa al concetto di servire. Non è mai stato il re che serve, anche se dovrebbe essere così, dovrebbe essere il più forte o comunque la persona più importante o che ha più responsabilità tutti a essere al servizio di chi, di altri. Invece no, non è un concetto che abbiamo mai pensato di accettare veramente nella nostra società dall'alba dei tempi. Ma è un concetto chiave soprattutto per una visione, penso a quella dei Klebe, che si definisce ecologico-sociale antropo-spirituale, non antropocentrica, antropo-spirituale, cioè l'antropos, colui che appartiene alla terra e con umiltà e mitezza, si fa semplicemente servo della amministrazione di questo nostro pianeta, sfruttando anche il beneficio che sta nel dono della ragione, della piena coscienza. Passaggio difficile, vedete, la di differenza radicale e profonda tra antropospiritualità, che fa sentire la presenza di una appartenenza nella trascendenza, e l'antropocentrismo, che invece si chiude su se stesso. Anche questo farebbe bene il club poter tornare a essere, perché in qualche caso c'è una profonda ricaduta. Testimoni che questa visione ecologico-sociale, antropo-spirituale è possibile qui ed ora, nonostante le difficoltà. Non dico che sia semplice, ma è fattibile. La mancanza di preoccupazione per misurare i danni alla natura e l'impatto ambientale delle decisioni è solo il riflesso evidente di un disinteresse a riconoscere il messaggio che la natura porta iscritto nelle sue stesse strutture. Quando non si riconosce nella realtà stessa l'importanza di un povero, di un embrione umano, di una persona con disabilità, per fare solo alcuni esempi, difficilmente si sapranno ascoltare le grida della natura stessa. Tutto è connesso. Se l'essere umano si dichiara autonomo dalla realtà e si costituisce dominatore assoluto, la stessa base della sua esistenza si sgretola. Perché, invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell'opera della creazione, l'uomo si sostituisce a Dio e così finisce col provocare la ribellione della natura. È interessante questa sostituzione da parte dell'uomo della figura di Dio. L'uomo si fa Dio e costruisce probabilmente un Dio a propria immagine e somiglianza attraverso le ideologie e anche attraverso le religioni. Sì. Bene, possiamo anche fermarci qui. È talmente complesso questo ragionamento che fa Papa Francesco. Queste parole sono particolarmente feconde, se lette, rilette, approfondite e condivise, che invito chi ascolterà questa lettura di farne occasione di condivisione anche nella vita dei club, solo dei club, nella nostra vita quotidiana, familiare, comunitaria, prepolitica, ma poi anche politica, culturale. Bene.
Nel riformulare un augurio di buona giornata e buona settimana, un saluto a tutti e a tutte. Buona giornata.